Siamo qui con Gennaro Rizzo, tecnico dell'LPG. Mister, finalmente un LPG solida, ha riscattato un po' l'opaca prestazione del club Parisacerra, si è rifatto con gli interessi e adesso giocherà la finale playoff in casa. Sì, diciamo che quella del club Paradiso Acerra è una partita di un mese fa. Avevamo dimenticato in fretta il turno infrasettimanale, ci aveva un po' penalizzato nella rosa e anche gli infortuni avevano detto loro, ma comunque è passato. Ora abbiamo preparato questa partita pensando di fare bene, di concentrarci sulla prestazione partita dopo partita, come ho detto tutto il campionato. Ora veramente giocheremo partita dopo partita, che ogni partita sarà una finale. Sono contento e felice della prestazione della squadra, soprattutto a livello caratteriale, in quanto hanno dimostrato di essere un gruppo unito, forte, consapevole dei propri mezzi, consapevole di quello che possiamo dare fino alla fine, sperando di riuscirci. La società non mi ha mai messo pressione sui risultati. Siamo felici della vittoria e dedico questa vittoria al grande presidente Gianni Libori e a Gianni Abate che erano fuori a sostenerci come se fossero in campo. E devo fare un elogio pubblico al preparatore atletico Pino Santopina che come sempre non ha smentito il suo livello professionale perché i ragazzi sono arrivati a questa partita in uno stato fisico veramente eccellente. Lo ringrazio pubblicamente perché è un ragazzo serio, per bene, professionale, che mette tutto quello che ha a disposizione della società e del gruppo. Una partita che comincia da male, l'1-0 della Turris, poi ci sono state due invenzioni di Daniele Barbi che ha realizzato due reti davvero strepitose. L'1-1 se l'ha inventato dal niente, il 2-1 con una mazzata sotto all'incrocio, se si vuol dire col tecnico, con le parole gerghe. Cosa pensi di Daniele che soprattutto ha sostituito un'assenza pesante come quella di Giovanni Abbato? Ma Daniele è un ragazzo serio, buono dentro, è subito entrato nel gruppo all'arrivo a dicembre, subito si è amalgamato, subito è entrato a far parte del gruppo come se fosse con noi da tantissimi anni. Oggi ha solo dimostrato quello che sa fare, prendersi le responsabilità nelle partite che contano. Questo è dovuto al fatto che comunque, ripeto, siamo un gruppo veramente unito, che lotta tutti insieme, ogni allenamento, ogni partita, poi a volte si vince, a volte si perde, non si gioca da soli, si gioca anche con gli avversari. Oggi siamo stati bravi, fortunati e intelligenti perché abbiamo interpretato la partita come volevamo. Complimenti anche alla Turris, che comunque è una bella squadra, ma noi oggi avevamo più voglia di vincere. Prima di vincere adesso sabato prossimo al Palacasoria arriva l'Epopea Millennio, te l'aspettavi in primis di giocare una finale in casa, visto che il VIP Club non perdeva in casa appunto al Parcovana da 13 partite e poi soprattutto dove fai i conti con Crisci che sarà squalificato perché è stato espulso. Per quanto riguarda la partita del Poble, a volte la statistica, la matematica non è un'opinione. No, non avendo mai perso in casa, poteva succedere che prima che finisse il campionato potesse perdere. È successo oggi con il Poble. E noi affronteremo le Poble come potremmo affrontare il VIP, cioè come una finale. Cercheremo di dare il meglio e di giocarcela fino all'ultimo secondo. Certo, questa volta giocarla in casa dà qualche chance in più perché c'è la possibilità, essendo arrivati più alti in classifica, di avere due risultati. Ma conta poco perché poi alla fine queste partite si gioca sempre per vincerle. Francesco dell'assenza di Crisci? Crisci, questa è una tegola pesante. Francesco, anche a lui colgo l'occasione ai vostri microfoni per ringraziarlo perché per me lui è una delle più grandi soddisfazioni di quest'anno. È venuto perché mi ha seguito, perché ha voluto stare con me, mi ha dato tanto come persona, tanto come giocatore in campo e nello spogliatoio, ma soprattutto tanto come persona, come uomo. È un ragazzo sempre presente anche nella vita di tutti i giorni. Anche una semplice telefonata per sapere come sto è una soddisfazione per il rapporto che si è creato. Dovremmo fare a meno di lui questa partita, gli ho promesso, cercheremo di dare la possibilità anche a lui di giocare le prossime se riusciamo a passare questo turno con il Cercola. Purtroppo dobbiamo accettare il verdetto del campo che dice purtroppo che sarà assente. Ma io so di avere un gruppo, ripeto, molto compatto, molto unito. Chi giocherà al suo posto darà il massimo come fa Francesco ogni partita e dopodiché tireremo le somme. Qui con Giovanni Abate, il grande assente della partita delle Salle. Gianni, come l'hai vissuta da fuori, da tifoso, diciamo? L'ho vissuta proprio con un'ansia tremenda, anche se ha portato bene la mia assenza. Sì,
Se continuiamo così, penso che la finale è la nostra portata. Cosa pensi dei ragazzi della partita che hanno disputato, soprattutto perché sono passati in svantaggio? Da fuori dico che sono stati fantastici, hanno giocato la partita perfetta, non hanno sbagliato nulla, tutto quello che ha detto il mister, loro hanno fatto il loro compito alla grande. Mo cercherai di recuperare per sabato per la finalissima col Poble? Io lo spero, ci proverò questa settimana, se poi non va bene ci pensano i miei amici a portare questa vittoria a casa. Barbia l'ha dedicata a te, una delle due reti? Sì, perché me l'ha detto ieri sera che mi dedicava il gol e veniva da me per la mia assenza e io sono stato contento.